anni sicuramente positivi e forieri di grandi vittorie. Questo sì, bisogna essere anche fortunati a cascare dentro certi periodi, e questo è quello che sta capitando a me e a molti miei compagni. È sicuramente un qualcosa di gratificante e probabilmente anche meritato. Vincere uno è difficilissimo, vincere quattro di fila credo che è una cosa che ci deve rendere molto molto orgogliosi di noi, della Juventus, da tutta la società, ma soprattutto da questa squadra, perché è una grandissima squadra che ha fatto delle grandissime cose. Speriamo che non ci fermiamo qua. Ogni anno si inizia da 4 anni a sta parte, l'obiettivo per la Juve è sempre lo scudetto, ma non è mai facile arrivarci. E ci siamo riusciti anche quest'anno con una grande stagione. Alcuni di noi hanno vissuto anche 2 settimi posti e ora ritrovarci qua dopo 6 anni con 4 scudetti è una grande emozione. Ce lo siamo meritati tutti, dal primo all'ultimo, dal presidente fino a tutti i collaboratori della Juventus, e continuiamo a sognare, continuiamo questo periodo positivo, e la cosa più bella di quest'anno è che abbiamo ancora 1 mese da giocarci e da poter sognare qualcosa di straordinario. Io gli abbiamo vinto questa Coppa, che come hai detto è la più importante dell'Italia, però possiamo vincere altri 2 e dobbiamo continuare lottando, dobbiamo continuare lavorando. 4-4-4-4. Stiamo una stagione importante, una stagione straordinaria. Ora abbiamo questa semifinale Champions che va vissuta con entusiasmo, con coraggio e consapevoli dei nostri mezzi, sapendo che la semifinale Champions e giochiamo con il Real Madrid. Ma è identico, ho detto prima, ho fatto la battuta, la fila grande l'aveva visto vincere uno, ora c'è il piccolino che ha visto vincere il secondo. Senti, ma adesso sei un po' impressed, visto che avevamo fatto quel video a Sydney? Ma no, sono tranquillo, ma siamo già proiettati sulla partita di martedì.